Allora sì, noi io affronto l'argomento della malattia perianale del morbo di Crohn. Sappiamo bene che purtroppo quasi il 30% dei pazienti affetti da morbo di Crohn soffre di una localizzazione di malattia a livello perianale. Spesso è proprio questa localizzazione che altera di molto la qualità di vita di questi pazienti. Nello specifico, diciamo, adesso abbiamo tante nuove opzioni terapeutiche per questo tipo di patologia. Oggi, diciamo, affronterò quelle che sono le nuove frontiere del trattamento di questa patologia e soprattutto l'utilizzo di cellule staminali o totipotenti da donatori o autologhe, quindi dallo stesso paziente, che possono, mediante opportuni, diciamo, trattamenti, essere utilizzati per il trattamento delle fistole perianali di morbo di Crohn. Ecco, ci dica di più sul ruolo delle staminali e un po' anche di che cosa si tratta. Certo, diciamo, le cellule staminali da donatore autologo vengono prelevate da quello che è il grasso sottocutaneo, soprattutto a livello addominale o a livello delle cosce, vengono in un certo senso microfiltrate, trattate, per cui si forma un sovranatante che può essere utilizzato per essere inoculato proprio nel tragitto fistoloso. Servono per far chiudere le fistole di morbo di Crohn. Sui grossi trial a cui abbiamo partecipato ormai da almeno più di 10 anni, hanno migliorato di molto quello dell'outcome di questo tipo di fistole, con una percentuale di chiusura che si mantiene anche dopo 2 anni dal trattamento che è quasi intorno al 60%. Ecco, si tratta di una problematica che ha delle prevalenze maschili, femminili o secondo l'età? No, diciamo che è una problematica, come dicevo, che colpisce il 30% dei pazienti affetti da morbo di Crohn, soprattutto colpisce il morbo di Crohn quando interessa il colon ed essenzialmente il retto, e purtroppo, come dicevo, non ha una grossa prevalenza, ma incide molto su quella che è la qualità di vita dei pazienti. In quanto tempo possiamo osservare un miglioramento? Il miglioramento è quasi, diciamo, il trattamento standard delle fistole perianali, il drenaggio degli ascessi e il posizionamento dei setoni. Con questo tipo di trattamenti noi riusciamo ad eliminare il setone e a chiudere la fistola, quindi quello che sicuramente c'è un miglioramento, e addirittura ci può essere anche la guarigione completa della fistola, come dicevo, quasi tra il 50 e il 60% dei casi.